Bardelli Francesco e gli amici Bar non avevano una vita sessuale molto regolare. Fin da giovane aveva percorso tutte le vie della masturbazione, aveva collaudato sistemi come la bistecca nel termosifone ed era stato lì per brevettare alcuni meccanismi per migliorare la prestazione delle bambole gonfiate. Era un vero mago del fai da te. Ma quando usciva dall'ambito del bricolage, era un vero disastro. Aveva una conoscenza molto approfondita dell'argomento femminile, che aveva maturato negli anni con l'acquisto di pubblicazioni specialistiche, la visione di documentari molto dettagliati e la frequentazione di numerosissimi seminari informativi, spesso tenuti tra le sapienti pareti del circolo Arci. A 25 anni avrebbe potuto avere una cattedra all'università sulla storia della vagina, sulla cinematografia della vagina, sulla geometria della vagina e sul marketing della vagina. Avrebbe potuto tenere convegni in giro per il mondo sull'argomento, cosa che in realtà già faceva, ma solo a livello amatoriale. Il suo unico problema era il metodo didattico. Secondo diverse ricerche, a livello europeo, il principale scoglio su cui si schiantavano molte università italiane rispetto a quelle di altri membri era la mancanza di riscontro pratico, empirico, palate di nozioni, montagne di test a crocette, definizioni da imparare a memoria come preghiere, prove sul campo, nessuno. Facoltà di economia, mesi e mesi spese a studiare sulla differenza tra la definizione di azienda di erogazione e quella di azienda di produzione, sempre rigorosamente su miniature di monaci amanuensi. Tempo dedicato ad argomenti plebei quale gestione spicciola dell'IVA? Zero. Il povero 110 lode che entrava per la prima volta ammantato di sapienza in un ufficio amministrativo vero, a pensare che il DDT fosse solo un prodotto per scacciare gli insetti, Facoltà di Ingegneria Meccanica. Facoltà di Ingegneria Meccanica. Decenni di vita spalmati tra conoscenze del disegno e della progettazione di macchine che finivano nel cesso durante il primo colloquio di lavoro alla semplice domanda: ma lei lo sa usare l'AutoCAD? Facoltà di Scienze Ornitologiche. Specializzazione Passera. Preside Francesco Barabelli. Nozioni teoriche e sopraffine, prove pratiche non pervenute per mancanza di laboratori. Almeno fino al giorno in cui si decise a compiere il grande passo ed andò a buttare. Come gli aveva suggerito alcuni dei sapienti del circolo Arci. E fu una grandiosa scoperta dal punto di vista su come per un'azienda affidare servizi all'esterno, una strategia da grande manager, poteva disporre di professionisti collaudati con contratti di fornitura flessibili e tempi di attesa ridotti. Non dicevano mai di no, non prendevano per il culo e non si incazzavano se il sabato andavo allo stadio invece che all'Ipercop a fare la spesa. E molte erano pure delle belle figlie. Non c'era niente di male. Qualcosa si prendeva e in cambio qualcosa si dava. Eh sì. E forse qualcuno di loro si era anche innamorato di lui. Francesco Barabelli sapeva bene, però, che quelli erano solo una distrazione e il suo obiettivo principale rimanevano le ragazze normali, quelle a costo zero, apparentemente a costo zero, perché tra regalino, ristorantino, anniversario, Natale, Capodanno, San Valentino e balle varie era più economico comprarsi una Ferrari, a meno che uno non fosse cartola come Michele, che gliela sfrocolavano subito a terra come un tappeto per arrivare al bersaglio. Quel bersaglio, quindi amico, un cristiano, doveva passare almeno per un paio di cene più vari accessori, minimo 150 euro con benzina. E poi, in quel tipo di gestione, non si poteva mica fare i pidocchiosi, c'erano le spese di mantenimento, che al confronto, bollo, assicurazione, tagliato,
cambiando della macchina facevano ridere. E invece, anche se lui di equazioni, di altri segni di matematica non aveva capito niente, con le puntane era più economico. Un bigliettone uguale una scopata. Matematico infallibile. Poi la maggior parte delle esplorazioni del XIX secolo sembravano tirarsela troppo, come se quella cosa lì fosse un valore da custodire in banca, anziché un diritto da elargire alla parte complementare del creato. Non c'era verso. Lui si impegnava, menchionava un casino. Era simpatico, magari aveva un po' di mancetta. Aveva detto che era molto erotica, quindi lui era molto erotico. Sì, forse era un po' diretto negli approcci, ma i saggi del circolo agile dicevano sempre che era meglio essere chiari fin da subito. E perché allora non rastrellava mai niente. Boh. Francesco Barabelli, detto Baro, era una persona che aveva sacrificato tutta la propria esistenza sull'altare dell'ignoranza. Dopo la brillante carriera scolastica che gli fruttò la qualifica di operaio specializzato alle soglie dei 20 anni, trovò un lavoro come fornitore nell'officina della Fiat. Libero dal soffocante assillo dello studio, poté dedicare tutto il suo tempo libero alle nobili attività del tifo calcistico e della caccia alla passera, con risultati discutibili su entrambi i fronti, perché nascere tifosi del Bologna non era una colpa, ma una semplice sfortuna. Al contrario, i suoi sistematici approcci all'universo femminile con uno spiedo di kebab denotavano qualche lacuna strategica piuttosto vistosa, ma lui non ci faceva caso, perché ormai si sentiva proprio agio nel personaggio che si era scelto. Come Peter Park nel costume del Mohorano, era pur rosso e blu come la maglia del Bologna. Bella te, vecchio. Uè, Lazzaro, sei dei nostri stasera? No, mi sa che stasera sto a casa. Uè, perché? Cazzo, c'hai da fare? No, vedi, sono appena tornato a casa dal lavoro, sono sfatto. Uè, ma li vuoi tutti i tè, soldi del mondo? Torna bene a casa prima la sera. Se avesse 1200 euro al mese, mi faccio pure 8 di sera. Guarda, è un periodo che non va, fa da schifo. Sì, sempre lamentarvi voi altri. Allora non ci sei? Oh, ma guarda che stasera andiamo in un posto nuovo, tanta prugna da farci la marmellata. Se c'era una cosa che Francesco Barabelli non mancava, era il gusto della metafora. Si vantava di conoscere più o meno un centinaio di modi pittoreschi per definire l'intimità femminile. Ovviamente non ne conosceva nessuno per aver successo, Dai, Barra, non insistere, esco domani. Avete già idea di cosa fare? Io domani sera penso di fare una maratona di sesso con una tipa che ho conosciuto stasera. Gli altri non lo sai. Ok, Barra, va a cagare. Ci vediamo domani. Ciao, Pinocchio!